Avevo voglia di uno spezzatino con i piselli. E me lo sono preparato bello a volo a volo. A volo a volo, ci vuole il tempo che ci vuole. Ma soprattutto la carne deve essere burro. Quando lo spezzatino si taglia con la forchetta, la cottura è perfetta. Spezzatino con piselli, fidati, vengono tanto belli. Tu fai la mia ricetta che diventa tutto burro. Come carne usiamo il reale o il cappello del prete? Ma sapete perché? Perché per fare lo spezzatino più tessuto connettivo ci sta, okay? E quindi più sarà morbido il nostro spezzatino. Quando incontriamo dei pezzetti un po' più grossi, semplicemente noi ce li andiamo a tagliare, devono essere dei bocconcini, né tanto piccoli ma nemmeno tanto grandi. Cioè il giusto che serve per la cottura. E già questo qua potrebbe anche andare bene, ma a me mi piace che io lo faccio un po' più piccino. Ce li facciamo tutti quanti così. Alcuni già vanno bene e quindi andiamo avanti. Partenza obbligatoria per una cosa eccezionale, un brodo vegetale. Carote, spezziamo, mettiamo qua dentro. Sedano, spezziamo, mettiamo dentro. Cipolla, la tagliamo pulita con tutta la buccia. Ovviamente non vi faccio vedere il tutorial di come si puliscono le verdure, perché dovrebbe essere l'ABC della cucina, mi raccomando, perché mi arrivano dei commenti all'interno dei video che sono delle cose assurde, però io ci rido sopra. Acqua fredda, andiamo a riempire la pentola, così, fiamma media, iniziamo a far andare il nostro brodo. Finito il momento serietà, incominciamo a pariare. Prendiamo l'olio extravergine d'oliva, un tegame bello caratteristico. Andiamo con olio abbondante, mi raccomando. Deve essere abbondante l'olio, eh. Mettete la farina dentro un coso. Prendete la carne mano a mano, così. Vedete? La mettiamo dentro, la infariniamo leggermente. Iniziamo. Non facciamone tantissima, cioè nel senso la farina ci deve stare, ma deve essere un velo, altrimenti facciamo la milma dentro e non va bene. E andiamo a rosolare. Iniziamo a metterci i pezzettini così, vedi? E mano a mano noi andiamo ad infarinare così, sbattiamo per bene, mi raccomando, e inseriamo all'interno. E sigilliamo, perché questa parte è importante, perché tutti i succhi devono rimanere all'interno della carne, altrimenti diventa stopposo. È un babbone nero. Prendetevi una cucciarella, una pinzetta, facciamo un attimo largo perché la carne deve appoggiare benissimo sul fondo della ventola. Mano a mano la carne si arrugna, si stringe un pochettino, fa spazio all'altra carne. Nel frattempo che rosola, sedano, carota e cipolla. Come cipolla uso questa qua di Mondoro, la schiacciata, dolce, intensa. E andiamo a fare un soffritto. Vediamo se la nostra carne sta facendo bene. Allora, vediamo un po'. Sì, vedete quando è sigillata la carne? Si fa la crosticina. E quello è il momento in cui noi possiamo tranquillamente, guarda quanto è bello, è il momento in cui possiamo girare, altrimenti viene la carne bolluta, bollita, non va bene. Vediamo, facciamo cuocere anche dall'altro lato. Facciamo rosolare lo stesso tempo che ha rosolato dall'altro lato. Poi prendiamo il trito che abbiamo fatto, mettiamo dentro e rosoliamo. Così non si appiccia niente. Vediamo il brodo come sta andando. Guarda che spettacolo, è più colore. Ma come si bello. Vediamo questa base. Siamo così. Adesso possiamo smuovere. Sale no, assolutamente, si mette alla fine, perché altrimenti se mettiamo il sale nella carne rilascia acqua, non rosola come si deve. Vino, andiamo a fare un cin cin. Facciamo scrostare tutto quello che si è creato sul fondo e poi mettiamo il brodo vegetale. Metto all'interno un mazzetto aromatico, l'alloro, la salvia, il timo, il rosmarino. Facciamo così, lo lasciamo all'interno, prendiamo lo cuppino, brodo vegetale, mettiamo all'interno, così. Andiamo a coprire totalmente la carne. Cottura, fiamma media per un'ora. Possiamo anche chiudere. Una cosa importante, ogni tanto andiamo a controllare, vediamo se la cottura sta andando bene. Se dovesse tirare troppo, perché avete la fiamma troppo alta, un mestolino di brodo tranquillamente viene
Perfetto. Adesso questo mazzettino aromatico lo possiamo togliere perché ha fatto il suo. Vedi? Lo togliamo. Dopo un'ora aggiungiamo i piselli freschi, congelati. Non usate quelli in scatola perché altrimenti li dovete mettere quasi a 5 minuti dalla fine perché si spappolano. Prendiamo i piselli, andiamo a li aggiungere all'interno così. Diamo una mescolata. Deve cuocere ancora per 30 minuti. Gli ultimi 5 minuti andiamo a salare, però adesso dobbiamo aggiungere altro brodo vegetale. Che spettacolo. E adesso sì che possiamo salare per bene. Ovviamente fatelo in due tempi, assaggiate, perché giustamente dovete capire come vi piace di sale. O si è ristretto tutto bene, tutto bello concentrato, si scioglie il sale, andiamo con un po' di pepe al mulinello così, senza esagerare, mischiamo per bene, assaggiamo tra un minuto, se ci vuole altro sale, noi ce lo mettiamo. Ehi! E che vi devo dire? Burro. Si scioglie come il burro. Quando lo spezzatino si taglia con la forchetta, la cottura è perfetta. Se ti è piaciuta la ricetta, condividila. Se non ti è piaciuta, Rona mia, non fa niente. Mi raccomando, se non l'hai fatta ancora, seguimi. Dipende dal social da dove mi guardi. In più, se vuoi il mio libro, lo trovi in libreria oppure su www.ifornellidimax.it. Ciao!